A proposito di omosessuali, l'altro giorno abbiamo realizzato questa bastardata dal titolo Cercasi Porcona e abbiamo beccato questa vecchia balordissima di Alessandra segnalata da un'ascoltatrice. Donna meravigliosa, la grande Bruna, questa grande Giorgiana, e ho cercato di trovarne altre, ma purtroppo ho beccato una vecchia bastarda che mi ha dato subito a fanculo e quindi mi sono trasformato nella cosa che mi piace di più. No, sei tornato alle origini. L'omosessuale. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno. Essendo bastardi fino al midollo, bastardi fino al midollo, abbiamo chiamato una serie di vittime sostenendo che avevamo trovato il loro annuncio su siti improponibili come anodivaricatissimo.com, chiappechiacchierate.it e puntamarrone.net. Senti, Porcona, sto weekend qua devo andare a Monte Carlo per un convegno e c'ho bisogno di una che mi accompagni. Sì. Cazzo, hai una voce che già promette bene, zia. Senti un attimo, ho visto le tue foto su Chiamami, c'hai ste belle mammellone, mamma mia, complimenti, eh. Ma tu lo sai che ci non mi merdo? Ci non mi merdo te, non ci sta nessuno. Brava, brava, trattami male che mi eccito. Pronto? Dai, lubrifica tubi! Chi è? Non farla preziosa, senti, come ci concordiamo? Che c'ho il ferro già pronto io, c'ho il ferrarino appena fatto il tagliando. Ma chi è? Ma Sol Giangi, dai, senti, ho preso il numero su Chiamami, sul giornale quello delle porcone. C'era su la foto di Filomena con queste belle mammellone. Dai. Mammellone, ascolta. Abbagascione che la sopra di tua mamma per la latrina di tua sorella. Mamma mia, quanto mi eccita sta donna, oh. 3.000 euro bastano? Non mi hanno mai fatto cuore, mordeio, la c***a di tua mamma e che la soffre è mugerto. Mamma mia, come sei aggressive, zia, mi piaci, Giorgianona. Ma visto che con le donne non funzionava, Mazzoli, abilissimo, si è trasformato in un grande gaiazzo. Abilissimo. Gli ha chiamato qualche maschio. Sì, ciao, come stai? Chi sei? Senti, io ho letto il tuo annuncio su capocchiasnutellata.com. No. Volevo sapere forse se... hai sbagliato sicuramente persona, perché non ho mai messo un annuncio in un giornale del genere e non mi piacciono gli uomini. Quindi. Beh, però sai, non si sa mai nella vita. Volevo capire un po' da te se poteva essere interessante passare un weekend con me. Io son disposto anche a offrirti una bella somma, insomma. No, no, ma non è per i soldi, non mi interessa, sinceramente non mi interessa. Perché tra l'altro il tuo annuncio è dappertutto, eh? Cioè io l'ho visto su chiappechiacchierate.it. Ma annuncio, ma parli di numero? Il numero di telefono e foto. Sei bellissimo, tra l'altro. Su Ano Divaricatissimo c'è addirittura proprio. Ci sei tu con il tuo tarellone fuori, lo tieni in mano. Lo fai girare come un'elica di un elicottero proprio. Questa cosa non è assolutamente possibile, cioè. Da te, voglio dire, per una seratina di piacere, un No, ma stai scherzando. Dai, non me ne frega un cazzo. Un 5.000? Ma non me ne frega una non mi frega veramente un cazzo. Mamma mia, poi c'è questa voce così. Sei toscano, vero? Perché sì, sono toscano, ma non mi interessa. Dai, una poppatina al merluzzo, che te frega. Ma che cazzo dici, Diane? Ma te sei fatto il capo. A me non mi piacciono gli uomini, mi piacciono le donne e basta. Beh, ma guarda che io sono, cioè, praticamente donna, alla fine, cioè. Sì, sì, sicuramente, però. C'hai il Kinder sorpresa lì in mezzo. Comunque ti consiglio di prendere nota dei siti perché sei dappertutto, gioia. Bene, bene. Ora vado a vedere così almeno. Assegnati. chiappechiacchierate.it. Chiappechiacchierate, questo è bello, non l'avevo mai sentito, devo dire. Ma è solo omosessuale lì? Beh, ovvio. Ah, ecco, peccato, no, allora non è il mio gradimento. E cioè, poi c'è un sito bellissimo che è proprio per, diciamo, gli omosessuali di Milano, si chiama spaccamilano.it. Beh, è giusto, no? Lì da te c'è Spacca Milano, qui c'è Spaccami la Fava, che è un altro bel sito, magari ti può piacere. Mamma mia, quando sei così volgare mi viene quasi Barzotto, sai. Senti, io se vuoi ti lascio il mio numero, se cambi idea un cinquino te lo do, guarda, ma sicuro proprio. Senti, io se vuoi ti faccio l'autista, ma... Beh, ma si sa che l'autista a un certo punto, quando il passeggero c'ha strane voglie, deve accontentarle, E io non è che ho voglia di un Ferrero Rocher, diciamo, che ho voglia di qualcosa di più grosso.
te ti piace il Kinder Bueno in relazione doppia. Ma anche il duplo. Va bene, un cinquino poi, giustamente, i tempi che corrono. Alla fine al massimo ti rimane un po' di sapore di tonno in bocca, ma non di più. Diciamo che il mio pesce non ha le lische. 335 sì. 7116 sì. 491 bene. Sono Bruno detto Leone. Bruno detto detto Leone, non voglio sapere perché. Beh, puoi immaginare. Roar. Sei uno scuoiacazzi proprio. Bravo, bravo. Ma sfondati.com, mi hai detto. No, allora. No, la chiappe rotte. C'è anodivaricatissimo.com. Ecco, e quella è la specialità. Spacca Milano e poi c'è capocchiasnutellata.com. Ah, ecco, capocchia snutellata, penso che andrò a vederlo, solo per la curiosità. Perché... Ti aspetto. Grazie, ciao caro. Oh, buona fortuna. Grazie. Più che altro nel mio caso devi dire in c***o. Anche la balena. Vi prego, continuate a mandarci via sms i numeri di potenziali vittime, perché grazie agli ascoltatori. Certo che gli italiani, io con 5.000 ci stava questo. Pure tu stai zitto, va, per molto meno. No, tua moglie non mi paga.